Allora, Lavinia, perché è importante fare subito stretching per i bambini con distrofia muscolare di Duchenne? Allora, noi diamo l'indicazione ad iniziare quanto prima a fare stretching quotidianamente, intanto per un discorso di prevenire lo strutturarsi di retrazioni muscolo-tendinee e quindi per diciamo, mantenere una buona elasticità di tutti i tessuti molli che quindi permettono al bambino di esprimere al meglio la sua motricità. In questo momento in particolare in cui i bambini si muovono poco per forza di cose perché sono tutti diciamo un pochino confinati in casa, lo stretching ha ancora più valenza perché deve andare a sopperire anche un pochino la mancanza di movimento autonomo del bambino. Se pensiamo a un bambino che normalmente si sposta deambulando, fa quindi un auto-stretching sotto il suo stesso peso corporeo, in questo momento la deambulazione di tutti noi è limitata perché dentro casa ci si muove di meno. Quindi ha ancora più senso effettuare lo stretching quotidianamente. Quante volte è bene fare stretching? È bene effettuare lo stretching tutti i giorni, quindi quotidianamente, considerando che per effettuare uno stretching di qualità degli arti inferiori, per entrambi gli arti inferiori, bisogna ritagliarsi almeno 20-30 minuti. Quindi, diciamo, in linea generale, direi almeno una mezz'oretta al giorno per tutti i giorni. Quali sono le raccomandazioni che date alle famiglie? Allora, le raccomandazioni che diamo alle famiglie sono principalmente quelle di evitare gli eccessi. Mi spiego meglio. Evitare l'eccesso di movimento. Dove per eccesso di movimento intendo famiglie che ci raccontano di bambini che passano pomeriggi interi a saltare su tappeti elastici o su gonfiabili o a correre nei prati, salvo poi accusare crampi o urine scure o comunque dolore e affaticamento. Ecco, questo noi lo identifichiamo come un eccesso di movimento e è da evitare in quanto può portare ad una sofferenza del muscolo, quindi a un danno muscolare. E nei bambini con distrofia muscolare di Duchenne va assolutamente diciamo, evitato. L'altro estremo che va comunque evitato è invece l'assenza di movimento. Quindi so che in questo momento in particolare in cui siamo tutti un po' più confinati in casa e tutti ci si muove di meno, diciamo, è importante assicurarsi di comunque mantenere un discreto livello di movimento, di attività fisica per evitare appunto il non uso dei muscoli che è altrettanto dannoso. Lavinia, il gioco può aiutare in questo percorso? E il gioco può assolutamente aiutare in questo percorso. Noi non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di bambini e quando noi ci relazioniamo con i bambini dobbiamo parlare la loro lingua. La loro lingua e il loro linguaggio passa attraverso il gioco, il divertimento. Il bambino cerca il divertimento e attraverso il gioco conosce il mondo e sperimenta. Quindi è importante che tutte le attività che noi proponiamo, quindi nel proporre le attività e nel proporci noi stessi come terapisti, ma anche come genitori che propongono un'attività un pochino più strutturata, si faccia del nostro meglio per passare il più possibile attraverso il gioco, quindi accattivare il bambino e divertirsi insieme a lui. Ad esempio, tanti dei nostri bambini hanno indicazione ad effettuare terapia neuropsicomotoria. Nella terapia neuropsicomotoria il terapista, diciamo, utilizza il gioco, il gioco è lo strumento principe del terapista, viene utilizzato per, diciamo, portare il bambino, accompagnare il bambino nel raggiungimento degli obiettivi terapeutici che ci si è prefissati, in modo più o meno esplicito. Questo poi dipende anche molto dalla fantasia del terapista. Chiaramente ci sono delle attività come ad esempio lo stretching, che sono attività di per sé un pochino più passive, che possono essere sempre diciamo, rese più allegre dal gioco, ma ci sono anche tante altre attività su cui bisogna lavorare, ad esempio
per sostenere le funzioni esecutive, per sostenere la memoria e l'attenzione, per sostenere la capacità del bambino di concentrarsi su una sequenza di azioni che portano ad un risultato, e in questo il gioco può assolutamente venirci incontro. Siamo in un momento di emergenza, quella dettata dal coronavirus. Cosa consigli alle famiglie che ci stanno ascoltando da casa? Allora, innanzitutto rimane la nostra sempre presente indicazione ad effettuare lo stretching in modo costante, quotidiano, quindi tutti i giorni dedicarsi almeno una mezz'oretta, 40 minuti di tempo ad effettuare lo stretching. Voi tutti, tutte le famiglie che insomma ci conoscono, hanno imparato da noi o da loro terapisti di riferimento ad effettuare lo stretching passivamente, quindi direttamente con le mani sulle gambine dei loro bambini, e questo è sicuramente una indicazione che rimane. Alcune famiglie già hanno in dotazione dei tutori gamba-piedi per il posizionamento notturno dei piedi. Ecco, questo è il momento solamente di utilizzarli per tutta la notte. Addirittura, per chi ha il polso di riuscire a farlo, proporli anche durante il giorno, per esempio in quei momenti in cui il bambino giustamente prende una pausa e si mette, non so, sul divano a guardare i cartoni animati. Ecco, in quel momento si può proporre l'utilizzo di questi tutori in posizione di long sitting, ovvero il bambino è seduto con le gambe distese davanti a lui e ha i tutori ai piedi. In questo modo, senza tra virgolette neanche accorgersene, sta effettuando uno stretching sia diciamo del tendine achilleo, ma anche proprio in generale di tutti i muscoli e flessori del ginocchio, che sono un gruppo muscolare che è altrettanto importante allungare. C'è anche chi ha già l'indicazione e possiede la tavoletta inclinata. Per l'autostretching, magari bambini un pochino più grandi in cui lo stretching passivo è un po' più difficoltoso, invece l'autostretching è anche più efficace visto il peso del corpo. Questo è il momento di utilizzare anche la tavoletta, di fare delle sessioni di una ventina di minuti anche un paio di volte al giorno. L'indicazione importante per i genitori è quella di controllare sempre bene l'allineamento del bambino sul piano frontale e sul piano sagittale, quindi da davanti e da di lato. Bisogna osservare e controllare bene che il bambino si mantenga ben dritto. La tavoletta non deve essere completamente attaccata al muro, può essere anche leggermente distante, in modo da consentire che la schiena sia ben schiacciata contro il muro. E anche guardando il bambino da davanti non dobbiamo osservare inclinazioni particolari, o nel caso dobbiamo correggerle, perché la tavoletta è un'attività che assolutamente ci aiuta molto a fare autostretching, ma deve essere fatta in modo simmetrico, e su questo deve essere un adulto o qualcuno a dare un feedback al bambino, al ragazzo che sta effettuando lo stretching. Le altre indicazioni che mi sento di dare sono quelle di, come tutti noi, cercare di godersi, tra virgolette, questo momento a casa, in famiglia, per anche riscoprire il piacere di fare le cose insieme. Prima citavamo la terapia neuropsicomotoria, e in terapia spesso i terapisti propongono delle attività in sequenza. Dentro casa possiamo riscoprire tantissime attività in sequenza da fare insieme, a partire dalla cucina, come realizzare delle torte, dei biscotti, impastare la pizza, o anche per esempio realizzare la pasta di sale, con cui poi divertirsi a creare qualcosa. Tutte queste sono attività che richiedono un'attività di pianificazione, di sequenziamento e di esecuzione. Che oltre a essere divertenti e interessanti per i bambini, a cui in generale piace essere coinvolti nelle attività di vita quotidiana, e soprattutto quando a coinvolgerli sono i loro genitori, ma sono anche importanti per diciamo, favorire il mantenimento di un livello attentivo e la diciamo, struttura, diciamo, mantenere quella che tecnicamente si chiama la memoria di lavoro, quindi un'attenzione che viene portata su quello che si sta facendo e su tutto il suo svolgimento dall'inizio alla fine. Oltre allo stretching, dal punto di vista motorio, ci sono tante attività che possono essere proposte all'interno delle mura di una casa. Su due piedi mi vengono in mente, non so, la vecchia campana,
che può essere facilmente disegnata a terra con dei gessetti, in cui noi in pratica stiamo chiedendo di effettuare dei piccoli salti, stiamo chiedendo al bambino di misurarsi con piccoli compiti di equilibrio statico e dinamico. Possiamo inventarci dei percorsi utilizzando il materiale che abbiamo a casa, delle bottiglie per fare lo slalom, disegnare una riga con lo scotch per fare l'equilibrio, chi più ne ha più ne metta, mettere dei bastoni di scope da diciamo, superare come piccoli ostacoli da superare un piede alla volta, oppure possiamo ingegnarci nel fare giochi tipo twister o sacco pieno sacco vuoto, che non solo divertono ma diciamo tendono a mantenere il bambino in un movimento che per lui è sano.